Poniamo a Staderini una domanda che spesso ci viene rivolta dalla gente quando sanno che siamo in contatto con i radicali e che possiamo arrivare al top management dei radicali. Ti piace? Definisco il top, sì, management. Top management. Siamo, oh, siamo un'azienda. Allora, molto spesso la gente crede nei radicali, ha creduto nei radicali, però poi la gente mi domanda, sì, gli ho dato il voto e poi cosa ne hanno fatto? Beh, su questo io credo che sicuramente c'è un gap di informazione, perché se uno va a pensare la forza che abbiamo potuto dare ai cittadini facendogli vincere dei referendum, sì, è vero, li hanno un po' traditi, li hanno boicottati in ogni maniera, non i cittadini ma il potere. Però ricordiamo, non so, Emma Bonino for president, allora, cioè si era parlato, i radicali spesso hanno raccolto indignazione della gente. Ma più che indignazione, io credo funzione era proposta di governo, però bisogna innanzitutto capire che allora chi è che è compiuto, cioè è stato compiuto Leo Luca Orlando e la sua rete che ha preso il 30% ambendo a governare per fare la fine che ha fatto, è stato compiuto Bertinotti e Rifondazione che anche lui è arrivato a governare per poi far cadere il governo, è stato compiuto la Lega di Bossi? Allora noi abbiamo un obiettivo diverso, è chiaro, siamo degli incompiuti perché noi vogliamo veramente l'alternativa in questo paese, riportare la democrazia e ridare veramente dignità alla politica. E io sono contento di essere un incompiuto, perché quando io sarò compiuto vorrà dire che avrò compiuto la missione, quella di dare a questo paese la dignità di essere un paese in cui si rispettano le leggi, in cui si è laici, in cui si è moderni, in cui si è come magari nelle democrazie di una volta europee. No. Perché in questo momento specifico, in questo momento storico, in questo momento economico in Italia c'è bisogno di credere in qualcuno. La gente non crede più a niente, è tragico. Ma la gente crede alla fine, allora la gente in teoria dovrebbe credere in quello che la televisione gli fa credere, siccome però ormai tutti hanno capito che la televisione è un teatrino, ormai non sa neanche più credere in quello che c'è la televisione, rimane Ballarò in cui fanno mettere le persone della Prima Repubblica proprio per far capire che non vi prendete il Prozac perché tanto siamo comunque sempre gli stessi, e guarda caso a Ballarò non c'è un radicale dal 2010. Cioè sono 2 anni, anzi dal 2009, sono 2 anni e mezzo che non c'è un radicale invitato in quella trasmissione, quella che fa 5 milioni di persone, quindi le cose vanno conquistate giorno per giorno, è come referendum. Qualcuno mi viene a dire qua che non servono a niente perché ci sono i referendum. Ricordiamo che siamo proprio in mezzo alla piazza, perché voi state raccogliendo le firme per dei referendum romani, per fare che cosa? Per dire stop consumo del suolo a Roma, alla Roma di Caltagirone, padrone del Messaggero. Ebbene sì, e c'è chi dice ma non serve a niente, non è vero, quelli del nucleare hanno bloccato il nucleare, hanno bloccato quello che con l'acqua si pensava essere invece qualcosa di, diciamo così, procrastinabile, la vendita della CEA e altro. La Corte Costituzionale addirittura ha dovuto dire la democrazia è così, si conquista giorno per giorno come la libertà, e allora io in questo mi sento un eterno incompiuto perché so che ogni giorno dovrò riconquistare quello che magari abbiamo strappato a livello contrattuale il giorno prima. Vuol dire che i radicali non sono credibili, è l'opposto, proprio perché sono credibili in questa fase vengono un po' tenuti in disparte. Fai l'esempio, tutti parlano delle alleanze del PD con l'UDC, con la Sconserve, dei radicali non se ne parla, se ne parla proprio, nessuno si pone il problema. Allora saremo dei puzzoni, saremo degli sfigati, non lo so, ma esistiamo, stiamo qua e i tavoli, vedete, si riempiono, vuol dire che la politica la sappiamo. Facciamo fare, vedere, no? Che c'è qualcuno proprio, capito, che sta firmando in questo momento. Al mezzanotte e mezza di notte di 10 agosto, insomma, anziché guardare le stelle, cerca le stelle su quel tavolo referendario. E quindi credo, il messaggio è facciamo politica, ma facciamola anche noi cittadini che diamo il voto, cioè scendiamo veramente in mezzo alla strada e anche noi dobbiamo essere fra virgolette radicali. Assolutamente, pensare di affidarsi al santo di turno, come è stato, ripeto, una volta per Bertinotti, una volta Luca Orlando, una volta Bossi, adesso è stato Di Pietro, mo Di Pietro non andrà più bene, quindi sarà Vendola. Ogni volta, e cosa accade? Che casualmente queste persone sono quelle che poi stanno sempre in televisione in quel periodo e poi cascano come piombi. Io ho una convinzione, se tu hai il 10% e ti prendi il 10% delle poltrone, del potere, dei soldi, alla fine non cambierai la società. Se tu invece cresci, maturi, sei una brace, poi a un certo punto riuscirai a fare la vera alternativa. Però a questo punto tocca farti la battuta su Grillo. Certo. Grillo che cosa farà? Ma Grillo è un radicale.
Ma Grillo, diciamo così, Grillo sta interpretando una scenografia che abbiamo scritto, anzi hanno scritto i vecchi radicali di Pannella per 40 anni, la sta rendendo, come lui è bravo, popolare, quindi anche comica, e io devo dire sono contento che arrivino tanti eletti di persone che non sono dei professionisti della politica, come si dice. Perché? Perché quelli potranno migliorare o peggiorare, dipenderà da noi. Io ogni volta che posso mando dei suggerimenti agli eletti dei grillini. Certo, bisogna dire che Grillo era partito con i referendum e non è riuscito a farli perché non era buono. È partito con le proposte di legge di sanità popolare e non è riuscito a farle discutere in Parlamento. Noi magari ci saremmo messi a fare uno sciopero della fame, che ridicoli, ma se l'avremmo costretti a rispettare le loro leggi. E adesso che fa Grillo? È diventato un professionista di elezioni di persone, cioè che cosa fa il Movimento 5 Stelle? Elegge le persone. Ripeto, sono contento perché sono magari... Beh, elegge persone non professionali, cioè, non professioniste, sì, attenzione, ma non professioniste. Non fa altro, cioè è diventata una macchina per eleggere, così come sono diventati ogni volta quei partiti che in quel momento hanno avuto il consenso popolare. Poi bisogna con gli eletti saperci cosa fare. E beh, e allora io penso a Milano, dove a Milano noi abbiamo un consigliere solo, Marco Cappato, ha fatto quello che ha fatto su Filmeconi, le firme false, e c'è un altro bravo ragazzo, ormai sono un anno e passa che è consigliere, l'altro giorno vedevo manifestazione contro Filmeconi, contro Formiconi, andavano dal Mattia Calise, l'eletto del Grillo, e gli chiedevano, allora perché qui... E lui diceva, aspetta che chiamo Vincenzo non so chi, perché giustamente non lo sapeva neanche lui, ha 20 anni e aveva magari altro a cui pensare. Però io lo vedo come un'esperienza positiva. Cosa succederà? Succederà che prenderà il suo 20%, è calcolato anche questo dal regime. Dicono, guarda, noi facciamo una legge che fa schifo, però un po' di persone non andranno a votare, ciccia. Un po' di persone voteranno Grillo, alla fine tutti quanti insieme faremo il 50-55%. È un rischio, e anche Grillo accetta questo rischio per noi. Io continuo a chiedere a Grillo, a quelli del Movimento 5 Stelle, magari di fare dei referendum nazionali insieme e di farli contro il finanziamento pubblico dei partiti, di farli per la legalizzazione delle droghe leggere, di farli contro il concordato Vaticano, per abolire, diciamo, quelli che sono le leggi peggiori della Fini Giovanardi, della Bossi Fini, e magari i prossimi mesi staremo insieme. Bene. Vedremo e ascolteremo. Grazie. Salutiamo. Ciao.